Alleluia, lode gloria al Signore sempre, eternamente. Oggi il dono della parola di Isaia, che anche se nostra madre si dimenticasse di noi, tu non ci dimenticherai mai. Mamma, che meraviglia come ci apre il cuore, come ci apre alla grazia, come ci apre alla grandezza di Dio, a questa grandezza straordinaria nell'amore. Anche se tua madre si dimenticasse di te, io non mi dimenticherò mai. E ci dà veramente la possibilità di avere un orizzonte lungo, un orizzonte che crea una prospettiva di vita straordinaria, un orizzonte dove vediamo tutta la fedeltà di Dio, cioè proprio ne prendiamo possesso, la facciamo entrare nella nostra storia, dove ci accorgiamo di un amore accogliente, di un amore che previene addirittura, quanto lui è onnisciente e conosce ogni cosa e conosce anche la debolezza di una madre, di un padre, che è capace di compiere un atto del genere. E la benedizione scende su di noi, questa accoglienza straordinaria, ma ancor più scende anche nelle persone che compiono questi gesti di abbandono, perché lui è papà di tutti. E in questo amore davvero ancora oggi ci vogliamo immergere, ci vogliamo lasciar trasportare, ci vogliamo donare. Decidiamo di fidarci ancora e di sperimentare. Quindi ogni nostro abbandono oggi trova guarigione in questo amore straordinario, dove cambia proprio il centro della nostra vita, dove il centro non è più la ferita, ciò che è accaduto, ma è ciò che è possibile malgrado ciò che è accaduto in Cristo Gesù. E quindi prendiamo questa giornata come un vero e proprio ristoro. Ristoro, no, non sono un ristoro che a volte ha un po' una valenza temporanea per un periodo, per un contesto, ma proprio quel ristoro che ci fa proprio stare sereni, come fanno i bimbi quando si abbandonano totalmente nelle braccia del papà e si fidano. Non hanno certo la preoccupazione, hanno anzi la spensieratezza dei figli che noi viviamo di solito nella gioventù, e invece Dio vuole farci vivere questa spensieratezza che continua poi col Vangelo, dove dice: non dovete preoccuparvi di ciò che mangerete, come vi vestirete, perché colui che veste i lili del campo ancor più lo farà con voi. È proprio davvero in questa certezza, in questa nostra fede che è certezza. La nostra fede non è un qualcosa di aleatorio, ma è una certezza nella solidità, nella presenza, nella potenza, nell'amore, nell'attenzione